Daniele, eccoci qui. Daniele, come ti è venuta questa idea? Chi ci conosce sa che noi Frontoni siamo romani e romanisti da sempre, per noi è una questione di famiglia. E quindi arrivava Lukaku e io non potevo non fargli una pizza. Mi sono documentato, come faccio sempre, ho cercato, ho studiato un po', poi mi sono chiuso in cucina e ho tirato fuori la pizza Romelu. Com'è? Con mozzarella, patate schiacciate, con rosmarino, con la salsiccia vegetale e alla fine bucce di patata fritte e salate. Questo perché? Perché cercando ho scoperto che uno dei suoi piatti preferiti quando stava a Londra era appunto il purè di patate con la salsiccia, ma non una salsiccia normale, quella vegetale, tant'è che lui è stato anche testimonial dello spot della salsiccia vegetale Beyond Meat. E quindi io, siccome già la utilizzo nel mio locale, perché ho anche l'attenzione verso le persone intolleranti al lattosio e ai vegani, e ce l'avevo qui e l'ho utilizzata, e per questo è nata la pizza. Okay, ti vediamo a Londra, ragazzi. Sì, come? Per la maglia rigorosamente giallo rosso. Perfetto, grazie. Poi prendiamo le patate e le acciacchiamo, le spremiamo bene. Come facciamo le onde qua al fondo? Ovviamente le patate sono lesse, non è? Non so cos'è. Ok. Poi prendiamo l'arma segreta. Salsiccia vegetale di cui tanto abbiamo parlato. Yuri, ti sei inventata la birra Lukaku? Sì, diciamo che non è la prima, speriamo che non sarà neanche l'ultima. E appunto abbiamo voluto dedicare questo omaggio al nuovo acquisto della Roma, con una bellissima immagine appunto di un antico romano. Ricordate la storia? Magari la farà. Sì, magari farà la storia della Roma per noi tifosi, che insomma dopo la batosta della finale delle Coppa ci serve insomma qualcuno che ci rialzi un pochettino l'umore. Io sono Simone e abbiamo dedicato a Lukaku il nostro gusto, cioccolato belga e rum. Il cioccolato belga ha una sua tradizione, quindi tagliato in maniera grossolana, così si sente bene il pezzettino di cioccolato, e il rum perché a Roma ci piace festeggiare. Ecco qua. E speriamo che poi ci inventiamo qualcosa per una vittoria. Come nasce questa idea? Ti aspettavi l'arrivo di Lukaku? No, Lukaku assolutamente no. Nasce da una passione che c'è tra noi. Tra noi siamo colleghi ma anche amici nelle gelaterie Mamò. Siamo tutti della Roma praticamente. Quindi abbiamo dedicato questo gusto e lo facciamo con goliardia
e come si fa a Roma, insomma, un po'. Termine da tutti. Esatto, sì, venerdì siamo qui e lo omaggeremo a tutti i clienti. Perfetto.